l'anno, l'ordine. E lei per tutto l'anno, questa ragazza, multimiliardaria di San Vincenzo, si è accontentata di una pizza, di una coca e di un caffè. Tutto l'anno. Tranne il 14 febbraio la chiamo e gli faccio: Silvia, auguri, a San Valentino andiamo a mangiare la pizza, la coca per te. Quella sera lei mi uccise con due parole, due: gambero rosso, che in livornese strettissimo vuol dire inculata. Come fai a capire che in un ristorante 400 stelle quella sera sei morto? Il padrone ti accoglie all'entrata con la papalina e ti parla come Vasco Rossi quando canta quella canzone che non capisci, Coca-Cola, che non capisci il ritornello. Lui arriva, io arrivo con la mia fidanzata. Sì, ti faccio un culo, aspettati. Appena mi metto a sedere, un attimo, mi metto a sedere, due camerieri bellissimi, biondi, ti si piazzano uno qui e uno qui. E non ti abbandoneranno mai più. 1998 si poteva ancora fumare la sigaretta, io me lo ricordo, mi metto a sedere. Il tempo di accendere la sigaretta, appoggiarla sul portacenere. Ah, amore, c'è il portacenere pulito col vetrile, sei stata te? No, no, io non sono stata, non ci picchiano, loro sono brutti. Non, te non li guardare. Un po' di vento di terra ti slaccia le stringhe? Un attimo. Te l'aggancio. Doppio nodo con un gadget di Hello Kitty sulla stringa. Amore, dimmi che sei stata te. Una scimmionetta, non lo so. Ho paura, andiamo via. No. Solo il coperto costa 200.000 lire, un secondo. In quel momento, durante il matrimonio, durante un battesimo, Dio ci guarda, in momenti importanti, non dovrebbe succedere, io le stavo per dire ti amo, ti può scappare una piccola scurreggina? Può succedere? Non c'è problemi, ci pensano i camerieri del gambero rosso. Amore sì, ho visto cosa ha fatto, l'ha ingoiata, non lo guarda. Allora l'ha ingoiata per davvero, sì. Le ragazze di Livorno non mangiano pesce, non bevono vino, sì. E soprattutto io sono livornese, come me lo dici l'antipasto? Non conosco nemmeno l'italiano, come me lo dici in francese? Che cosa avete come antipasto? Sono tutte queste voci marisonali. Come antipasto abbiamo un ottimo giugimento di Fabulè, un giugimento di Fondue d'Amouge, un giugimento di Fabulè, un giugimento di Gimant, tre Boulon, Gimant. Cos'è? Un'oliva. Quanto costa? 150 euro. Boia, no, le boia sono più piccine, costa 120. Come splendido, poi ti presentano i secondi, questo è uno splendido dentice, si chiama Gian Matteo, ha fatto le medie alle Pazzini. A Pazzini sento un vibrio sulla tasca, era il bancomat che voleva andare via, e rimane con me. A quel punto lei prende la carta dei vini, che solo la carta dei vini al gambero rosso costa 80 euro, e comincia a scorrere questa lista di vini, non ci arriva nulla. Montepulciano, riserva, doc, amore, c'è questa parola che mi... è bellissima, te la posso dire? Di Sassicaia! Si ritira tre bottiglie! Amore mio, con una bottiglia di Sassicaia ci compri una Punto Sport usata. No, ne voglio tre! E beve un sorso lei! Io da buon livornese lascio tre bottiglie di Sassicaia sul tavolo, ingoio anche il braccio del cameriere, se ne accorgo. Le bevi tutte e tre, chiesi il conto, arrivò il conto, ma se l'ha scritta la rovescia. 484 euro, un mutuo,
io esco completamente ubriaco con lei, la cinturo, si mette di bolina come le figlie di Porcaiardi, comincia a deambulare, è stata zitta tutto il viaggio di ritorno, prima di arrivare a casa mia mi guarda e mi dice: amore, grazie, ho passato una serata bellissima, ti amo, voglio stare con te tutta la vita, perché un San Valentino così non l'ho mai passato. Ve lo giuro, sto parlando a tutti i mariti e fidanzati in sala. Quello che ci avete dentro in quel momento e che non li direte mai, perché è la vostra anima che parla, è questo qui. Speriamo tu muoia. Non tanto lei non sente. Amore, ti amo, anch'io ti amo. Speriamo, siamo sul rovito, si apre lo sportello, ti prendo la testa e te la saldo in terra. Hai capito? E poi ti mollo lì, il primo camionista del Belgio ubriaco ti evita, il secondo ti piglia in pieno. E tu in un bagno di sette vicini fai: amore, hai bisogno di qualcosa? Vuoi un po' di sassicaia? Non capisco. Prima di lasciarmi mi disse una frase importante. Mi disse: Giovanni, avevi ragione, l'amore è come una supposta. Prima ce l'hai in mano e poi ce l'hai nel... Grazie.